dalla sera alla mattina trovarsi a motori spenti francamente disorienta un po'. Quindi, tolti i primi giorni di esitazione, ci siamo trovati con i mezzi informatici che ce l'hanno consentito, grazie a Dio, nelle videoconferenze, e abbiamo deciso di porre in atto alcune modalità di contattare il cliente che lo possono fare sentire prima di tutto considerato, come è giusto che sia, e in seconda maniera tenere viva, perché no, anche la popolazione all'interno dell'azienda che può rischiare di soffrire un attimo questo attimo di impasse. Quindi abbiamo posto in atto un lavoro su clienti che potevano essere interessati ai veicoli con una sorta di videovendita. Abbiamo istituito un call center apposito che poteva rispondere in prima battuta a qualcuno che era interessato o alla vendita o al service o semplicemente a informazioni che potessero chiarirgli il momento che stavamo attraversando per quello che riguarda il nostro mercato e dargli un attimo di lume in più su come poter risolvere il problema momentaneo. Abbiamo avuto una risposta anche direi positiva da parte delle persone interpellate e tante persone hanno chiamato anche per un'iniziativa che abbiamo posto in atto con dei prezzi particolari ai quali poter accedere, quindi potersi prenotare, riservare un'auto che inequivocabilmente sarebbe stata consegnata, regolata, pagata una volta finita l'emergenza sanitaria. Poi in questi due mesi, diciamo così, ci siamo evoluti allo stesso tempo, quindi abbiamo affinato le tecniche, le telefonate, in che modo rapportarsi e così via. Quindi, insomma, diciamo che questo know-how che abbiamo dovuto improvvisare alla fine si sta rivelando una regola che penso adotteremo in futuro anche quando le cose torneranno a svolgersi a ritmi